Ci stiamo avvicinando, eccoci. Sabina, il cardinale sta preparando. Sta accendendo, come dicevamo appunto, dal cero pasquale una candela con la quale appunto accenderà la miccia che darà il volo alla colombina, che questo appunto è un simbolo di pace, ci un siamo, simbolo di rinascita. Ci siamo, seguiamo con molta attenzione, siamo pronti al volo della colombina. Attenzione, è partito l'accensione, ecco la colombina partita, la seguiamo molto bene, tutto bene per il momento. Uscita, esplosione del carro, ritorno all'interno. Perfetto, perfetto volo della colombina. Auguri Firenze, auguri, è stato bellissimo questo volo, è veramente eccezionale, un volo perfetto. Buona Pasqua a tutti, il volo è perfetto, siamo tutti contentissimi. Buona Pasqua, volo perfetto, Sabina. Il volo completo della colombina, quindi speriamo davvero che sia ben augurale per tutti, insomma, che sia un anno. Questa è la prima fase dello scoppio del carro, vedete le girandole, è vero Giovannelli, adesso, perché lo scoppio ha diverse fasi, eh? Diverse fasi, c'è sempre un crescendo, prima un sacco di botti per annunciare l'inizio dell'aspersione del fuoco santo e poi adesso le girandole e successivamente anche delle bellissime fontane di fuoco. Chissà che oggi non ci sia qualche novità rispetto ai fuochi artificiali attaccati al carro. E lo vedremo, e lo vedremo. Le luci e le voci dalla piazza. Questa è la classica cascata, che rivediamo con grandissima gioia. Le famose fontane di fuoco, ecco.
bandierine se si aprono. Si sono aperte anche le bandiere del comune di Firenze, dell'arte, della lana e della curia. Ecco, perfetto, mi pare perfetto, volo perfetto della colombina e apertura perfetta delle bandiere in cima al carro. Quindi quest'anno possiamo dire che lo scoppio del carro è andato bene.